Salve a tutti, finalmente sono riuscito a venire incontro a diverse richieste e posso iniziare. Tra le varie richieste mi era stato esplicitato di parlare della didattica a distanza. Ovviamente questi video nascono per dare risposta alle esigenze, alle necessità di tutti i concorsisti, ovviamente di tutti i concorsi straordinario e ordinario della scuola, ma ovviamente tutte queste conoscenze sono sicuramente utili per tutti coloro che già insegnano. La didattica a distanza, intanto, non è una metodologia. Questo deve essere chiaro. Aumento poco lo zoom, siamo un 100%, anche se un pochettino qui mi taglia. Ok, non è una metodologia. Viceversa, ci sono, non è una metodologia ovviamente didattica. Viceversa, ci sono metodologie didattiche che possono essere utilizzate per fare didattica a distanza. Vale il contrario, quindi. Giustamente un vostro collega, se posso il dubbio, ma in questo periodo di coronavirus potrebbe esserci questo tipo di domanda? E a mio avviso questo commento è geniale. Certo, non ci avevo pensato sinceramente, ma io credo che una domanda del genere sarebbe più che giustificata, sarebbe attu sicuramente attuale. Quindi, a mio avviso, aspettatevela, non si trovano molte risorse, molti materiali in giro. Cercherò insomma di farvi un quadro chiarificatore relativamente ad un quesito o ad un quiz. Per il quesito, ovviamente, intendo tutti quelli che faranno il concorso ordinario. Per il quiz, intendo per quelli che avranno la prova preselettiva. Sicuramente, queste o il quiz o il quesito potrebbero uscire in riferimento alla DAD, quindi alla didattica a distanza, perché sicuramente è una erogazione della didattica che veniva già effettuata soprattutto a persone che avevano disturbi molto gravi, per esempio persone che non avevano la possibilità di muoversi da casa per problemi gravi cardiaci, per perché sottoposti a interventi, perché immunodeficienti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi esisteva già e veniva alternata con questa erogazione della didattica, poteva essere fatta sia a domicilio sia a distanza. Adesso, poi, specialmente durante il lockdown, l'erogazione della didattica, cioè le scuole hanno potuto continuare i propri percorsi e l'anno scolastico è potuto essere cioè è stato portato a termine proprio grazie alla didattica a distanza. Allora, sicuramente tra le metodologie didattiche spicca la Flipped Classroom. Flipped Classroom. Ok, ve lo evidenzio. E adesso ve lo accenno e vi dirò essenzialmente, cioè utilizzo la scusa della didattica a distanza per parlarvi della Flipped Classroom. Sicuramente potete citare la Digital Storytelling, anche se molto meno conosciuta, e essenzialmente, relativamente alla didattica a distanza, possiamo dire che
Probabilmente poi diventerà anche una metodo, più che una metodologia, diciamo una, scusate, mi è cascata, spero che non abbiate sentito del forte rumore, ma mi è cascata la penna digitale. La didattica a distanza per ora non è considerata una metodologia, però cominciano ad esserci delle linee guida, ossia che ci devono essere colloqui e verifiche degli apprendimenti, ovviamente in presenza anche di più studenti, anche agli esami dell'università, insomma, solitamente possono presentarsi, cioè viene dato un link. All'università usualmente si usa o Teams della Microsoft o Zoom, mentre sempre per esperienza personale le scuole hanno comprato il pacchetto della Google e tendono a utilizzare Google Meet. Però in ogni caso quando si svolgono delle verifiche è sempre bene che ci siano comunque tra virgolette dei testimoni. Quindi possono essere fatte colloqui, verifiche, test per valutare insomma l'apprendimento, prove scritte. Molti DS e dirigenti scolastici hanno deciso di valutare, rilevare la presenza. Rilevare la presenza degli studenti. Sapete che gli studenti per passare l'anno scolastico almeno che non hanno delle giustificazioni, quindi delle giustificazioni mediche specifiche, devono arrivare a una percentuale di assenza, altrimenti se non raggiungono questa percentuale di presenza non possono passare all'anno scolastico successivo. Ovviamente poi questa è una decisione che si prende volta per volta, il fatto di gestire l'audio, se togliere l'audio quando il professore parla e poi ridarlo a tutti, comunque caricare in piattaforma i materiali, caricare in piattaforma i materiali. Potete, se avete difficoltà a usare le piattaforme ad esempio di Google, potete tranquillamente, a mio avviso, creare un gruppo WhatsApp e inviare le immagini sicuramente è meno professionale, però io adesso facciamo così. Allora, ai colleghi di una certa età che non amano internet e che non devono fare il concorso, perché adesso mi ero dimenticato, scusate, che il taglio che devo dare è un taglio di preparazione al concorso. Allora, come detto in tantissimi video, tra la realtà, tra il caso ideale e il caso reale ci può stare tanta differenza. Allora, idealmente bisogna caricare in piattaforma il materiale e le verifiche possono essere anche sicuramente svolte in piattaforma, viene dato un orario di consegna e cioè, ci sono delle credenziali d'accesso a determinati corsi. Adesso ritorno al concorso, scusate, pensavo di star parlando con un collega. Caricate in piattaforma il materiale, date delle verifiche, dopodiché le controllate. Sicuramente gli alunni si aiuteranno a vicenda, vedranno su internet tante cose, però obiettivamente, se questo è un male, lo lascio decidere a voi, nel senso che è anche un modo per tenervi allenati. Magari tutte le volte che si affrontano degli argomenti, i nostri studenti, magari se accadesse che ogni volta che i nostri studenti dopo una lezione magari vanno a fare degli approfondimenti, vanno a fare dei dialoghi, dei gruppi di studio, eccetera, eccetera. Tutto sommato non è una cosa estremamente negativa. E quindi diciamo che queste sono più o meno le linee guida che
sono state date per la maggior parte dai dirigenti scolastici e dal ministero. Potete andare anche nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e cercare qualcosa. Per quanto invece riguarda, stavamo dicendo delle metodologie didattiche, a me la prima che mi viene da pensare è la Flipped Classroom, la Digital Storytelling, cioè raccontare una storia, e non è una vera e propria metodologia didattica quello di far preparare delle presentazioni, ad esempio in PowerPoint, perché una presentazione comunque significa progettare un argomento, dichiarare da dove si parte, dove si arriva, bisogna anche avere delle competenze digitali, bisogna avere delle competenze lessicali, bisogna essere bravi ad esporre nei tempi. Quindi sicuramente a me quest'ultima piace veramente tantissimo. Ritornando al Flipped Classroom, che è invece una metodologia didattica, vi comincio a parlare un po'. Vi dico qualcosa, ovviamente Flipped significa rovesciato, classroom è classe, tradotto in italiano è una classe rovesciata. Che cosa si intende per classe rovesciata? Sicuramente la tecnologia gioca un ruolo fondamentale e diciamo è un insegnamento più che una classe. A volte viene anche chiamato flipped teaching, cioè insegnamento capovolto. Hanno la stessa valenza, eh? Quindi sicuramente è un modello metodologico ancora in via sperimentale, cioè tra tutti quelli che stiamo trattando, scusate per il suono, per tutti, relativamente a tutte le metodologie che abbiamo trattato, questa è una delle più giovani, è nata da poco. E nasce quindi anche dall'esigenza di rendere il tempo scuola più funzionale e produttivo. E quindi si ribalta di fatto il modello tradizionale, che prevede un momento di spiegazione, un periodo di spiegazione in aula da parte del docente e una fase di studio individuale dell'alunno a casa. E successivamente, ovviamente, un momento di verifica e interrogazione. E quindi, che cosa accade? C'è un momento preparatorio in cui il docente seleziona e assegna agli studenti risorse multimediali relative all'argomento da approfondire, un momento operatorio e un momento ristrutturativo e conclusivo. E per ora queste ancora non vi sto scrivendo niente, perché poi ovviamente quando comincerò a scrivere cercherò di sintetizzare il tutto in maniera diciamo visibile in una schermata, così lo riuscite proprio a vedere. Benissimo. Allora, come poter sintetizzare il tutto. Allora, diciamo, la lezione diventa un compito a casa. Mentre il tempo che viene utilizzato in classe, e quindi in questo caso nella didattica a distanza, nella didattica a distanza,
avvengono attività collaborative, confronto di esperienze, anche, chiamiamolo così, didattica laboratoriale che non deve prevedere per forza laboratoriale un laboratorio, ma ad esempio tramite un foglio di calcolo elettronico, tramite Excel, si può dire a tutti i ragazzi, che ne so, prendete un calibro, facciamo 10 misurazioni, inseriamo nel foglio elettronico, calcoliamo la media, valutiamo la deviazione standard, calcoliamo lo scarto quadratico medio e rileviamo l'errore di misura, ad esempio. Di fatto diventa una didattica laboratoriale, si può, se ovviamente non tutti hanno il calibro, si può anche usare un semplice righello, e anzi lì si nota ancora di più l'errore sistematico, ad esempio, e l'errore casuale, perché c'è anche un errore sicuramente di allineamento tra l'occhio, si chiama in termini tecnici errore di parallasse, tra la stanghetta segnata dal righello e le dimensioni geometriche dell'oggetto. Quindi è una didattica, comunque questa didattica a distanza deve essere usata in maniera molto flessibile, in maniera motivazionale e in maniera, diciamo, adesso lo scrivo così, sotto forma, deve essere sempre, bisogna controllare ogni studente. Vi spiego perché vi dico questo, anche perché io ho avuto tantissime ore di esperienza ultimamente con la didattica a distanza e ho visto passivamente e attivamente ho avuto esperienze della didattica a distanza. Quello che accade anche nei collegi dei docenti, non deve stupirvi, io dico sempre la verità. È che all'inizio ci si connette tutti, dopodiché si toglie l'audio, si toglie il video e c'è chi si legge il giornale, c'è chi addirittura magari si guarda la TV e poi ogni tanto si getta uno sguardo al monitor per vedere, insomma, se non ci sono news che richiedono l'attenzione e la presenza. Quindi di fatto anche gli stessi docenti che comunque devono essere un modello per gli studenti, poi se non ci sta motivazione, se essenzialmente quello che si fa a distanza non dà motivazione, viene visto come un peso, non c'è la flessibilità per andare per cercare, insomma, di andare incontro alle esigenze, alle domande e all'interesse della classe, diventa un flop terrificante. Quindi ecco perché dico controllate, bisogna fare sempre valutazione ed autovalutazione, valutazione e autovalutazione. Cioè diventa molto difficile, che cosa? Noi quando stiamo con gli studenti in classe abbiamo continuamente dei feedback, basta guardarli negli occhi, basta osservarli per capire se stanno attenti, se ci stanno seguendo, se stanno capendo, eccetera, eccetera. Basta, come si dice, un colpo d'occhio. Ma nella didattica a distanza tutto ciò non avviene, cioè non è possibile ovviamente monitorare tramite, non ne abbiamo la possibilità, monitorare lo stato attentivo di ogni singolo studente e quindi la funzionalità, il successo, come e se sta andando in maniera strategicamente positiva, se si sta evolvendo in maniera strategicamente positiva. Quindi il flipped classroom deve essere usato in maniera sicuramente quando non ci sono alternative è l'unica, a mio avviso, insieme alle presentazioni PowerPoint, al brainstorming, a qualcosa di laboratoriale, però ripeto, di laboratoriale più a livello informatico, non di laboratoriale a livello chimico, biologico, meccanico. Certo, non si può fare una prova di trazione
a distanza, però ecco, si possono per esempio condividere video YouTube, materiali, risorse, gli insegnanti di inglese possono sicuramente sbizzarrirsi, perché è noto insomma che il canale, ad esempio, solo la risorsa YouTube in inglese è 100 volte più grande e quindi di materiale veramente se ne trova infinito. E questo anche mi fa pensare a CLIL, cioè l'insegnamento di una lingua, cioè di una materia attraverso un'altra lingua, ad esempio l'inglese, e quindi metto anche il CLIL. Perché sicuramente si può approfittare di questi questa L sembra proprio una C, vi devo chiedere scusa, non la posso vedere nemmeno io. Sicuramente bisogna approfittare dei cambiamenti per cercare di capire tutto ciò che può essere, cioè tutto quello che in un primo momento sembra assolutamente negativo. Come può essere trasformato in un motivo di risorsa, di soluzione e quindi come può essere invertita la rotta verso qualcosa che insomma crei qualcosa di positivo, che ci faccia raggiungere degli obiettivi, che non ci faccia comunque arenare, che non ci faccia spegnere, che non ci faccia insomma piano piano. E morire come insegnanti. Questo è importantissimo anche perché sicuramente noi insegnanti in questa fase siamo carichi di responsabilità, alcune delle quali nemmeno ci appartengono, e quindi non è facile, insomma, affrontare al meglio tutte queste situazioni, anche perché noi abbiamo giustamente una nostra vita privata, e il problema non è solo quello lavorativo, anzi, la parte lavorativa non dovrebbe mai rappresentare solo un problema, ma dovrebbe soprattutto darci, sì, sicuramente ci stanca, però dovrebbe se sempre darci quella linfa vitale per ricominciare sempre più forti di prima. Io con questo vi ringrazio. Se assolutamente volete lasciare dei commenti qui sotto che amplino il discorso, perché io sono rimasto, ho fatto un discorso generalizzato, generalista, proprio per non andare troppo nel nozionismo e soprattutto per darvi una dimensione tra quello che trovate su internet e la realtà, anche perché poi i vostri commissari, quello che conoscono sicuramente bene è l'aspetto reale. Se cominciate a dire o a proporre nella risposta scritta delle cose che non meravigliose, ma che sono impossibili da realizzare, vi siete autobocciati. Io con questo vi ringrazio, cercate di aiutarmi a condividere i video, iscrivetevi. Qualora non l'avete ancora fatto, mettete mi piace, e datemi i vostri contributi. Ringrazio alcuni di voi che stanno già cominciando ad ampliare, insomma, a migliorare i miei video, scrivendo nei commenti tante altre nozioni certamente fondamentali. Con questo è tutto, alla prossima, buona serata.